In una fase di crisi economico-finanziaria come quella che sta attraversando il nostro Paese è necessario che il sistema bancario possa concretamente sostenere il sistema produttivo e delle imprese del nostro Paese. Come, onorevole Fava, qual è la sua proposta? Beh, la nostra proposta è un po' l'uovo di Colombo, cioè l'idea di uscire da una logica nell'ambito della quale si considera il paese, lo Stato, il sistema una gallina da spennare, per usare una metafora di cara, e si cerca di dare la possibilità alle imprese di liberare risorse al proprio interno, quindi evitando una logica assistenziale nell'ambito della quale debba essere lo Stato a mettere i quattrini, ma lo Stato si fa garante di trovare un'intesa col mondo del credito, col sistema delle banche, affinché ad esempio, che questa è la nostra proposta, nel corso 2009 si stabilisca una sorta di moratoria, cioè per il 2009 non siano dovute le quote capitale sui mutui contratti dalle imprese, quindi spostando queste in coda e mantenendo per il 2009 solo la quota interessi. Riteniamo che questo potrebbe liberare molte risorse e che queste risorse potrebbero essere direttamente impiegate dalle aziende che possono far fronte alle esigenze di cassa. Con una proposta per dare ossigeno alle nostre imprese. Un modo però questo di fatto di sostenere un sistema produttivo come quello padano, che secondo lei è giusti anticorpi per confrontarsi con questa fase di recessione? Ma noi abbiamo sempre pensato che fondamentalmente, essendo il nostro grande paradosso, essendo l'economia meno forte nell'era della grande finanza di quest'ultimo decennio, essendo stato quello, in realtà noi siamo quelli che l'hanno subito meno, però i contraccolpi ci sono, si vedono e sono sotto gli occhi di tutti. Io non credo che questo sia l'unico elemento che possa risolvere il problema, però sono convinto che sia, come tutte le strategie, servono una serie di iniziative, e questa è la nostra proposta, una proposta che non costerebbe nulla allo Stato e che darebbe la possibilità a quelle imprese che, proprio perché hanno gli anticorpi, cioè perché sono aziende che sono normalmente già sufficientemente strutturate, di poter lavorare con le proprie risorse.